Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Dopo questa pausa estiva riprendiamo la programmazione come se niente fosse, aspettando l'autunno. Se sentite dei rumori di sottofondo, abbiamo ancora con noi l'amico ventilatore, non lo posso abbandonare, non ce la faccio, quindi portate pazienza, arriverà l'autunno anche per togliere questo sottofondo. Prodotti finiti, sono tutti in questa scatola. La svuotiamo e parliamo anche di questa scatola, che cosa conteneva, e visto che ne avevamo parlato su Instagram di questo trattamento, so che siete curiose, quindi iniziamo a svuotarla velocemente perché dobbiamo parlare di un sacco di cose. Primi prodotti, protezioni solari. Queste sono le protezioni solari che prestavo o ha usato Alberto, non è quella che ho usato io, l'ho usata nei primi giorni, ma io poi ho usato le mie cose che avete visto nel video dei solari, che vi lascio linkato nelle schede. Abbiamo la due protezioni, viso e corpo, senza alcol, resistente all'acqua, di Garnier Ambre Solaire Acqua UV, la nuova protezione solare con questo erogatore a cerchio, che nebulizzava benissimo questo prodotto. Due protezioni, alta e molto alta, la 30 e la 50. Io l'ho usata nei primi giorni e mi era piaciuta. Poi io non ho una passione per questo profumo, è un po' chimico per i miei gusti, però Alberto si è trovato bene, non si è scottato, quindi siamo tutti felici. Anche chi l'ha usata, chi l'ho prestata, è andata benissimo, quindi siamo tutti felici e contenti così. Invece io ho utilizzato e finito e amato profondamente, la mettevo proprio più volte, proprio invogliata dal profumo e dalla texture, della Darling Sun. Io ho usato la 3050 tutta l'estate, l'ho finita a Lanzarote, poi ne ho comprato un'altra che non ho ancora finito, quindi non la vedete qui, e che è di un altro brand, poi ne parliamo magari quando riuscirò a collocarla. E mi è piaciuta, vi ho parlato di tutte le proprietà che ha, della texture, a me è piaciuta tantissimo, un po' meno il dopo sole per vari motivi, ma su questa non ho dubbi, la riutilizzerei anche l'anno prossimo. Mi ha regalato proprio un colorito molto uniforme, soprattutto la pelle era idratata, morbida, si stendeva facilmente, non faceva scia bianca. Era un piacere riapplicarla più volte, pur essendo comunque una crema, quindi non avendo la praticità di uno spray, di una cosa, di un gel, quindi di qualcosa di più asciutto. Massaggiarla e incremarmi più volte era un piacere. Quindi, finita. Protettore per i capelli, utilizzato sia l'anno scorso, ne avevo ancora un po', dato che eravamo nel PAO, l'ho usato anche quest'anno, di Nash Argan, la linea Beach Defense Styling Spray UV Factor. Ora, perché l'ho utilizzato anche quest'anno? Perché quello che voglio io da un protettore per i capelli in vacanza, al mare, in piscina, in spiaggia, dove ci pare, è che mi aiuti a districare i capelli dopo il bagno, quindi sui capelli bagnati. Io l'ho vaporizzato sia sui capelli asciutti che sui capelli bagnati e mi ci sono trovata molto bene, districa perfettamente, non c'è bisogno di mettere tantissimo prodotto, non appesantisce i capelli, quindi quando i capelli si asciugavano non erano appesantiti, cioè non avevo la sensazione di aver messo qualcosa prima, e mi è piaciuto sia l'anno scorso che quest'anno. L'ho finito, sono contenta, ci ho fatto due estati. Profumo ottimo, lascia un buonissimo profumo sui capelli. Sempre in tema di capelli, dai, andiamo avanti così, visto che ce li ho tutti sotto mano. Lo shampoo che ho utilizzato in vacanza, no, che ho utilizzato tutta estate solo quando esponevo i capelli al sole, quindi durante la settimana, se non andavo al mare, in piscina, non bagnavo i capelli, non andavo al sole, cioè non andavo a prendere il sole, utilizzavo lo shampoo normale. Invece questo fa parte della linea di Phytoplage, che è la linea dopo sole. Io l'ho utilizzato in combo a un prodotto sempre della stessa linea, che è uno spray senza risciacquo, quindi lavavo i capelli, strizzavo bene, insomma toglievo l'acqua in eccesso e vaporizzavo questo spray, mettevo il mio turbante, capelli perfetti anche con acque diverse. Mi è piaciuto, è una linea che conosco perché in realtà
me l'avevano inviata loro 2 estati fa e quest'anno io l'ho ricomprato, quindi mi piace. Sempre prodotti per i capelli, ve ne avevo parlato in qualche video dei preferiti di questi, sono sicura perché sono dei prodotti che ho voluto proprio tenere e sicuramente inserirò uno di questi prodotti nei top 2019. Sono shampoo e balsamo di Freshly Cosmetics. Anche questi me li avevano inviati loro da provare. E lo shampoo è della linea Detox, a base di pompelmo, quindi indicato soprattutto per chi ha un cuoio capelluto sensibile, delicato, ma allo stesso tempo da pulire bene. Io, portatrice di dermatite, sono una cavia perfetta e mi è piaciuto perché non mi ha mai dato problemi, non mi ha mai irritato, mi ha pulito sempre bene la cute ma senza darmi fastidi dopo. Io quando uno shampoo è aggressivo o non va bene per la mia cute, pago le conseguenze fino a almeno un paio di shampoo dopo, perché prima di rimettere a posto tutta la situazione passa un po' di tempo, questo no. Ma il balsamo, che cos'è il balsamo? È un anti-frizz repairing conditioner al cocco, all'olio di cocco, profumo di cocco delicato, cioè non stucchevole come lo Splendor, per farvi capire, ma comunque coccoso. Districava perfettamente, idratava. È lui il prodotto che finirà nei top 2019. Poi vediamo se ho qualcos'altro per i capelli. No, passiamo alla skincare. Ok, l'avete vista nel video sulla detersione che ho caricato prima di partire. Vi ricordate che vi avevo fatto tutta una serie di video sulla mia skincare routine, suddivisa in momenti, quindi detersione, tonico, eccetera. Vi lascio la playlist da qualche parte, così potete andare a rivedere tutti i prodotti, perché parlerò molto velocemente di loro visto che ne ho parlato ampiamente negli altri video. Questa è l'acqua micellare alla calendula di Neogen Dermalogy, un brand che trovate su Amazon, piaciuta molto. 2 contorno occhi, anche qui ve li presento velocemente, vi dico solo cosa sono perché tanto ve ne ho già parlato. Sopra abbiamo Origins Ginseng e sotto avevamo Ole Henriksen Banana Eye Bright Cream, finiti entrambi. Anche questo vado velocemente, l'Ole Henriksen Wonderful Double Cleanser, questa era una crema struccante, una via di mezzo fra una cold cream e un burro. Comunque andatevi a vedere il video perché ve ne ho parlato molto bene lì, piaciuta tanto. Finita in vacanza di Garnier, la Skin Active, l'acqua micellare, quella col tappo rosa, sapete che mi piace, una delle mie preferite da tantissimo tempo. Compro sia la full size che faccio scorta dei 100 ml dei travel size e trovate da questa sapone da Tigotà, se no le trovate anche al duty free perché lo trovate anche lì. Comunque fatta tutta la settimana, no, tutte le 2 settimane di vacanza, fatte tutte. Una maschera di Dr. Jart, queste sono le Shake and Shot, praticamente sono delle maschere che arrivano in questo shaker. Voi, ok, arriva all'interno, ci sono 2 fasi, una liquida e una solida, shakerate, diventa questa pappetta che applicate sul viso e poi le sono peel off, le rimuovete tranquillamente proprio così. Questa era la shooting, sì, lenitiva. Io ho una cosa con queste maschere, sinceramente, sì, sono carine, veloci da fare, però sinceramente non vedo chissà quale differenza fra prima e dopo. Quindi sì, sono simpatiche, ecco, se siete in velocità, volete farvi una maschera, perché volete colarvi con una maschera, ma senza pretendere niente, sì, però altrimenti io non ho... Sì, no, boh. Invece, altre 2 maschere tra le mie preferite. Sepai, Urban Identity, maschera contorno occhi,
idratante e illuminante. Io ho comprato due scatole di queste maschere, ogni scatola all'interno ha tre paia, quindi tre applicazioni. Sono un po' care per dei patch contorno occhi, però sinceramente mi piacciono tantissimo, sia per gli ingredienti sia per come mi lasciano il contorno occhi. Ecco, io vivo di rendita, cioè noto proprio una morbidezza del contorno occhi, molto luminoso, disteso, anche nei giorni successivi. Ecco, io voglio quello, non voglio vedere un miracolo, però voglio che insomma si noti qualcosa, e noto qualcosa anche quando faccio le mie Garnier Hydra Bomb. Io ne ho portate tante, però le mie preferite sono questa azzurra e la rosa, e adesso vi faccio vedere come campione l'azzurra, perché poi praticamente me ne sono portate tutte in vacanza, e la sera dopo la doccia col mio turbante in testa, pac, come trattamento strong dopo sole applicavo le maschere. Quindi me ne ho portata una come campione perché mi sembrava non il caso di portarmene sette dietro dopo Lanzarote, però comunque mi piacciono molto. Passiamo al make up. No, c'è un'altra maschera. Ah, sì, questa mi ricordo, l'avevo fatta prima di partire. Belief Moisturizing Bomb Sheet Mask. Allora, avete la maschera qui dentro e sopra c'erano due quadratini che avevano due... praticamente è una maschera che si fa in tre step. Step 1 c'era un detergente, quindi lavate il viso. Step 2 mettete la maschera a viso, step 3 c'era in quest'altro pezzetto un campione della crema super idratante, che è la True Cream, molto molto idratante, troppo, per me troppo. Io ho una pelle normale mista, molto mista in estate, se avete la pelle secca, ma secca secca, allora provatela. Ma provate tutta la linea, perché io ho provato molte cose di Belief, anche in campione da Sephora, ed è una linea veramente valida. Tra l'altro fanno sempre dei kit con i travel size, quindi un prezzo ottimo, avete modo di provare varie cose. Molto idratante per me, ma ripeto, io non la ricomprerei perché non va bene per il mio tipo di pelle, ma se volete una bomba super idratante, provatela. Passiamo al... no, ce la faccio. Ho finito la Konjac. Konjac Sponge, questa era quella di Jouer. La spugnetta... Mamma mia, che sporca. E qua... non so. L'ho finita. Nel senso che ha finito la sua vita. Come me ne accorgo? Perché la superficie fa un po' di buchetti più grossi, cioè cambia la texture della spugna quando non è più come l'avevo comprata dopo vari utilizzi. In genere io ci avrò fatto 3-4 mesi, insomma, ad occhio nudo si vede, ve ne accorgete quando è ora di cambiarla, mi auguro. Passiamo al make up. Finito purtroppo prima di partire per le vacanze, infatti mi sono fatta una vacanza arrangiata con i correttori, il mio NARS. Questo è Radiant Creamy Concealer, la colorazione Custard Mini Taglia. Io questo ve l'ho fatto vedere tantissime volte, ve ne ho parlato, ma proprio negli anni è stato uno dei miei correttori preferiti, perché ho comprato la Mini Taglia e non la Full Size, perché dato che era passato molto tempo dall'ultima volta che l'avevo utilizzato, ho voluto riprovarlo, perché metti che mi era cambiato la situazione del viso. Ho comprato la Mini Taglia, no vabbè, va sempre bene, è uno di quei correttori evergreen che potrò utilizzare anche a 50 anni. Sempre Mini Taglia, sempre le Mini Taglie sono una svolta. Allora, se dobbiamo proprio essere precise, a livello di convenienza non conviene mai, un po' come i profumi, comprare la taglia da 50 ml o la 100, conviene sempre comprare il 100 ml, perché comunque il rapporto qualità-prezzo non è mai paritario. Però volete mettere, provare tantissime cose di make-up, finirle e poi decidere se comprare la full size o continuare a provare le mini taglie? Questo è sempre il dilemma che mi vede protagonista ogni volta che varco la soglia di Sephora. Quindi, vabbè, non tergiversiamo. Peach Perfect Cipria in polvere libera di Too Faced.
è nato un amore, un nuovo amore. Mattificante, effetto blur, levigante, cancellino per i pori, perché proprio cancellino per i pori, cioè a me sparivano. Io l'ho provata ad usare anche solo sul viso senza fondotinta, mettevo solo il correttore in estate, quindi mettevo praticamente ovunque, però mettevo solo il correttore e fissa tutto a lungo. Non dico che non lucidavo, perché sarebbe proprio una bugia, non mi crederebbe neanche Marco, nemmeno Brigitta, però non avevo i pori, non avevo i pori, io non ho avuto i pori. Questa sono veramente in dubbio se comprarla di nuovo in mini taglia, anche perché mi è durata comunque poco, perché l'ho usata sempre, e se comprarla di nuovo in mini taglia o comprarla in full size, non lo so. Se avete, cioè, se avete provato questa, però solo se l'avete provata, e avete un'alternativa, proprio perché noi non ci arrendiamo mai, non ci fermiamo mai con niente, vogliamo sempre provare qualcosa di nuovo, come questa, me lo scrivete. Però dovete aver provato questa, eh? Questi sono tutti mascara. Andiamo velocissimamente. Finite due basi. Una è di Estée Lauder ed è il Little Black Primer. Praticamente il primer per le ciglia nero. Che, volendo, può essere utilizzato anche come mascara che colora semplicemente le ciglia e non dà né volume né lunghezza né niente. Le pettine le colora. Allora, io preferisco i mascara... le basi per le ciglia, i lash primer bianchi. Questo nero non è all'altezza delle versioni bianche, secondo me. Un'altra che ho finito è di sempre di lash primer bianca, di Urban Decay. Questa è la Subversion, che mi è piaciuta, ma non mi piace quanto il lash maximizer di Dior, perché esclusivamente per una preferenza di spazzola. Questa è in setola, inevitabilmente farà grumi e quindi sì, no, io amo l'effetto pettinato e preferisco le spazzole nello stomero. Quella di Dior ce l'ha, è per quello, è quello anche che gli dà 100 punti in più rispetto a tutte le altre che provo. Due mascara tra i miei preferiti, questo, vabbè, questo lo uso da tantissimo tempo, ve ne ho già parlato, l'avete già visto, quello è nuovo ma ve ne parlo subito. Ciglia sensazionali di Maybelline, spazzola come piace a me, la stomaco leggermente curva, mascara 100 punti, costa pochissimo, io lo compro su Amazon sempre perché lo trovo spesso in offerta a 9,90 euro, quindi ne approfitto. Altro mascara scoperta degli ultimi mesi, usato, l'ho finito quando sono rientrata a Roma, quindi ho usato praticamente tutta l'estate, Dior Show Pump and Volume. Perché Pump and Volume? Perché è quello che si preme. Voi cosa fate? Lo aprite, premete, si carica la spazzola, in questo caso abbiamo sempre il pettine nella stomaco come piace a me. Da solo è magnifico, utilizzato un effetto proprio volume, allunga, pettina, riempie, ma comunque ha sempre l'effetto pettinato, eh. Cioè tenete sempre conto che poi a me piace quel tipo di effetto e quindi tutte le mie esperienze con i mascara girano in base al fatto che a me piace il mascara pettinato, mi piace le ciglia comunque distese, ecco, non mi piacciono molto cariche. E vi stavo dicendo, utilizzato sopra la sua base, boom, perfetto. Allora, adesso parliamo della scatola. La scatola che ha contenuto tutti questi prodotti finiti è questa. Questo è il trattamento di Vera Lab, il brand dell'estetista cinica, Slimmy Bendy Cataplasma. Allora, io ho comprato questo trattamento che volevo provare da tantissimo, approfittando mesi e mesi fa del 30% di sconto. C'è stato per qualche giorno, appunto, se vi iscrivete alla newsletter vi arriva il codice
e c'era questi giorni di 30% su alcuni prodotti selezionati, tra cui questo. Allora, questa è la versione slimmy. In più, nello specifico, questo qui, Cataplasma, aveva questo fango da applicare sopra le bende per potenziare l'azione urto. Allora, slimmy è un prodotto, sono le bende che vanno bene nei casi di ritenzione idrica, insomma, se voi siete delle persone che accumulano molti liquidi, fanno fatica a drenare. Io le ho utilizzate non con costanza, andrebbe fatto una volta a settimana, tra l'altro dentro arriva di tutto, arriva il fogliettino con i consigli per l'esercizio fisico, arriva il consiglio, arriva la brochure con i consigli alimentari, il metro, cioè il centimetro, il metro, no, il metro, perché è un bellissimo metro, da lato ce l'ho su, l'ho conservato, e un altro foglietto dove segnare tutto il vostro percorso, vi dovete misurare prima, dopo, durante, insomma, tutte le istruzioni, cioè non potete sbagliare. Sto facendo tutta una premessa per arrivare poi alla fine del discorso. Quindi voi sapete che ovviamente, ma non solo per questo, cioè per qualsiasi trattamento che voi andate a fare, anche se vi comprate 100 sedute di massaggio drenante, poi comunque durante tutti i giorni non bevete, non mangiate in un certo modo, mangiate pizza tutti i giorni, McDonald's a pranzo, pizza a cena, ok, non serve a niente, ok, perfetto, quindi. Poi serve la costanza, quindi fare una volta a settimana. E qui è successo l'irreparabile, nel senso che io non l'ho fatto con costanza, lo dico. Non l'ho fatto con costanza, quindi a un certo punto non mi sono neanche più misurata, lo facevo proprio al bisogno, quando mi vedevo un po' più gonfia, volevo un po' più, cioè mi sentivo pronta a drenare. E quindi è il parere di una persona che, per onestà intellettuale, ve lo dice, non l'ha fatto seguendo tutte le regole. Tra l'altro, vi dicevo, a un certo punto ho smesso di misurarmi, perché questa cosa del misurarmi con i centimetri a me non interessava neanche più di tanto, neanche mi sono pesata prima e dopo per vedere quanti grammi di liquidi avessi buttato giù, non mi interessa. E devo dire che la prima volta ho trovato molto molto giovamento dal... poi io sono arrivata fino all'ombelico, quindi mi sono concentrata sulle gambe, che è la zona appunto dove accumulo più liquidi, soprattutto la coscia. La prima volta, vi stavo dicendo, ho trovato tantissimo giovamento, ma non, vi ripeto, non per una questione di centimetri o di grammi buttati giù, ma proprio per una sensazione di leggerezza. Successivamente anche le altre volte, solo una volta non ho perso tanti liquidi, cioè nel senso che non ho visto tanti liquidi rimasti nel cellophane, e non ho neanche fatto più di tanto pipì nelle ore successive. Ora, le ricomprerei? No, perché per me è un impegno troppo grande, cioè mi impegna troppo tempo. Non perché, cioè, se andassi a farlo nel centro estetico andrei, a casa io sono svogliatissima, cioè non mi avranno mai queste cose, non mi avranno mai i fanghi, non mi avranno mai, no, non ho proprio, trovo 1500, riesco a trovare scuse assurde per non fare una cosa che dovrebbe essere un piacere fare. Quindi io sono proprio fatta così. Per me diventava impegnativo, mi diventava proprio un impegno. Ecco, avrei preferito poter andare nel centro estetico a farlo, sinceramente, perché mi sarei rilassata molto di più se c'è qualcuno che mi benda. Quindi io ho un trattamento che non ricomprerei. È un trattamento che non vi posso dire se ha funzionato, chissà quanto mi ha fatto perdere di centimetri di chili. No, non ve lo posso dire, perché non l'ho fatto neanche con costanza. Quindi quello che ho visto io è stato semplicemente una leggerezza di gambe, ok? Quindi una sensazione di sgonfiore che, parliamoci chiaro, finisce su, cioè nel senso che il giorno dopo, non dico che siete punto a capo, però non è che ha delle durate per un mese, poi avete le gambe sgonfie. Non ve ne volevo neanche parlare, perché in realtà non avevo un'idea chiara, ma tanto lo so che stavate aspettando che mi dicessi qualcosa, quindi vi ho fatto proprio una premessa lunghissima, perché
per onestà mia e vostra e del brand, perché in realtà c'entra niente se io sono un po' più svogliata. Vabbè, vi mando un bacio perché mi si sta scaricando la batteria. Parlerei con voi altre ore, riparleremo nei prossimi giorni. Ci vediamo al prossimo video.